Buonasera a tutti, ringrazio di nuovo gli amici Giuseppe, anche Stefano, rappresentano l'Associazione Libera dell'Uomo, che mi invitano per la terza volta in questo bellissimo luogo, questa stanza così imponente, però insomma accogliente, per poter parlare di un argomento che, seguendo già i discorsi degli anni precedenti, il primo anno ricordo abbiamo parlato di incarnazione e misericordia, l'anno scorso si trattava sulla trasfigurazione dell'uomo, ecco, allora l'accoglienza viene a completare questo percorso che abbiamo finora così condiviso assieme. Quindi grazie della vostra del vostro invito, grazie anche della vostra partecipazione, di questa accoglienza che mi avete anche dato. E prima Stefano citava un passaggio molto interessante del Vangelo di Marco. Pensate, la gente si fa ancora tanti problemi su Dio, questo cercare Dio, dove possiamo incontrare Dio, come possiamo sperimentarlo, conoscerlo, e ci sono gruppi, sette, movimenti, associazioni che impiegano e sprecano tanto tempo e tante energie in questa cosa, e Gesù 2000 anni fa, nel modo così più semplice, ha detto che accoglie uno di questi, e stava parlando di un servitore, di uno che sa fare della sua vita qualcosa di utile per gli altri, che accoglie uno di questi servitori, accoglie me, e che accoglie me, aggiunge Gesù nel Vangelo di Marco, accoglie chi mi ha mandato. Gesù sta parlando di Dio stesso, quindi fare questa esperienza di Dio, secondo Gesù, è la cosa più semplice, non richiede tanti sforzi, non bisogna sprecare chissà quali energie, basta soltanto identificarsi con la figura del servitore, cioè di colui che è disposto a tendere le mani per venire incontro ai bisogni dell'altro ed aiutarlo. Così si può fare esperienza piena di Dio. Noi queste cose, anche se sono state scritte 2000 anni fa, ancora facciamo fatica a capirle, sono talmente ovvie che quasi quasi le ignoriamo. Però è questa la bellezza del Vangelo, che non si perde in tanti discorsi, ma va subito al nucleo, alla parte centrale di quello che interessa a noi. E proprio prendendo lo spunto da Marco, noi stasera, Marco è il Vangelo più antico, ma stasera riprendiamo il prologo di Giovanni, dove l'autore del quarto Vangelo, in questo prologo che è come una specie di preludio, un'introduzione, però che sintetizza tutto il Vangelo, se noi conoscessimo bene il prologo di Giovanni, che sono soltanto 18 versetti, potremmo aver già capito in sintesi la bellezza e la ricchezza del quarto Vangelo. Ma qualche autore dice addirittura di tutto il Nuovo Testamento, quindi l'autore del quarto Vangelo è riuscito a sintetizzare in 18 versetti quello che per noi cristiani è la nostra ricchezza, proprio il patrimonio, il tesoro della nostra fede, che è la parola di verità, che è la buona notizia. E il prologo, appunto, come un preludio che introduce a tutto il Vangelo, è stato anche considerato come un inno. Hanno fatto degli studi molto accurati, anche sofisticati, hanno trovato una struttura come per proclamarlo in un'assemblea che celebra la fede nel Signore risorto. È un inno in cui si canta che cosa? L'ottimismo di Dio sull'umanità. Il Dio che abbiamo conosciuto in Gesù è un Dio ottimista, che non schiaccia l'uomo, come purtroppo succede ancora per chi non ha fatto esperienza di questo Dio di Gesù, che non lo schiaccia con la sua potenza, che non è un Dio invadente che occupa lo spazio e che controlla l'uomo con le sue norme e le sue leggi, che non è un Dio contraddittorio, come ancora oggi anche all'interno del cattolicesimo purtroppo si sente dire. Come si può accettare un Dio di cui mi dicono che mi ama ma che mi può condannare? Ma questa è una contraddizione alla base di un discorso che non regge. Se Dio mi ama, come tanto si proclama e si dice così a bocca piena, non mi può condannare.
e se mi condanna non mi ama. Questo deve essere chiarissimo per tutti, e invece non lo è, perché si continua ancora con queste contraddizioni e la gente come assuefatta da queste formule proprio obsolete e prive di fondamento continua ad ingoiare tante di quelle storie, tante di quelle dottrine che non hanno a che fare con questo Dio che troviamo nel prologo di Giovanni, che è la sintesi di tutta la buona notizia. Quindi non un Dio impassibile, questo Dio che guarda l'uomo, ci ha creati, adesso arrangiatevi. O questo Dio, come spesso ci insegnano, sì, certo, Dio è onnipotente, lui può tutto, però di fronte al male ci lascia un po' alla nostra sorte. Potrebbe, ma non lo fa. Ma che razza di Dio? Questo è un mostro, questo, secondo voi? Cioè, se lui, vedendo il male che dilaga, la sofferenza innocente, gli abusi che si commettono ancora, potendo fermare tutta questa emorragia, non lo fa, ma è un Dio veramente, è sadico? Come mi possono parlare nella mia fede in Gesù di un Dio così? Dobbiamo tornare allora al prologo, dobbiamo tornare alla buona notizia, dobbiamo andare ad attingere alla sorgente. E l'inno che Giovanni ha scritto sicuramente poteva essere un inno, quel prologo, quei 18 versetti, ci presentano questo ottimismo di Dio, un Dio che è creatore, ma un Dio che si ritira lasciando lo spazio perché l'uomo possa crescere, non lasciato così allo sbaraglio, ma in maniera autonoma, impulsato, sostenuto da una forza che gli permette di orientare bene la sua vita. Questo è il Dio che viene presentato in questi 18 versetti. Un Dio che ha avuto fin da sempre nella sua mente, dice Giovanni, i primi versetti, in principio era il Verbo, la parola, il Logos, chiamiamolo come vogliamo. Ma Giovanni sta dicendo una cosa che è veramente strepitosa. Giovanni sta dicendo che Dio, fin dal principio, ha avuto in mente una cosa sola, che l'uomo potesse partecipare della sua condizione divina. Questo è il Dio che ci entusiasma a noi. Non è un Dio che si tiene per sé il suo stato di divinità, la sua condizione, ma è un Dio che fin dall'inizio dei tempi della creazione, fin da sempre Dio ha pensato come poter condividere con noi la sua stessa condizione divina. E questo senza essere invadente, senza cadere in tutte le altre contraddizioni di impassibilità o di sadismo, di cose che purtroppo ancora contraddittorie che si dicono di Dio. Dio ha avuto sempre in mente questo, che l'uomo potesse partecipare della sua stessa condizione divina. E dice Giovanni che tutto quello che è stato creato è stato fatto sempre alla luce di questo progetto. Anche la creazione era in funzione di questo far partecipare l'essere umano della stessa vita divina. Quindi pensate fino a dove può arrivare l'amore di questo Dio, che non tiene per sé le sue cose, ma che li condivide, li sa offrire, li sa dare anche alla creatura umana, perché appunto di questo parla l'inno, la creatura umana venga innalzata allo stesso livello di Dio. Quindi non più schiacciati da questo Dio impassibile o inavvicinabile, ma sollevati, così promossi alla sua stessa condizione. E questo è avvenuto, dice il prologo di Giovanni, è avvenuto con Gesù, come adesso vedremo. Ma quando si parla di un Dio così ottimista, viene presentato anche come un Dio che ama la vita e che ha capito che la vita sua può anche raggiungere la creatura, anche se limitata, anche se imperfetta, perché la creatura possa finalmente entrare in quel processo di crescita, di una maturazione nella quale piano piano si scopre che cosa possiamo veramente diventare. E questa vita, dice il prologo di Giovanni, questa vita era la luce. Che bello questo, che
si parte della vita per poi usare l'espressione luce. Vedete, nel mondo ebraico, e Giovanni conosceva molto bene tutta la tradizione che riguardava il giudaismo, si parte della legge come la luce degli uomini. Giovanni dice no, non c'è nessuna legge esterna all'uomo che possa guidarlo, anche se composta di formule o di norme che vengono direttamente da Dio. No, non può essere nessuna luce così. La luce, per essere vera, deve nascere dal più profondo di noi. E questa luce non sarà altro che l'espressione della vita che già abbiamo ricevuto da questo Dio che, creandoci, avendoci pensato fin dai primordi e pensandoci come qualcosa di importante, le creature, che potessero partecipare della sua stessa condizione divina, ecco, ci ha comunicato questa vita che illumina, questa vita che è luce. Quindi tutto quello che è vivo, tutto quello che è a favore della vita, tutto quello che promuove la vita, dice Giovanni, illumina l'esistenza umana, ma perché già portiamo dentro di noi questo. Il prologo comincia benissimo, di un progetto che veramente ci sembra spropositato, e di una realtà che è vero che è così. Quando noi troviamo la vita nelle sue espressioni, noi percepiamo sempre questo aspetto di luminosità, di splendore, di qualcosa che ci fa star bene, anche senza entrare nel discorso della fede. Basta che uno ama la natura, ama la montagna, le passeggiate all'aria libera, le scalate in montagna, e sente che attraverso questa vita che noi scopriamo uno splendore, sente qualcosa che ti tocca fin dal più profondo. Comincia benissimo allora il prologo di Giovanni, però ecco, l'autore, che conosce bene questo ottimismo di Dio, che lo ha vissuto anche nella sua stessa esperienza come discepolo di Gesù, e che sa che questa vita che ci viene donata ha una qualità tale che è capace di superare la morte fisica, e in questo consiste partecipare della condizione divina. Dio non muore, l'immortalità, il non essere toccato dalla morte, questo era un privilegio degli dèi. Ecco, Giovanni sta dicendo che questa condizione divina di non fare esperienza della morte, anche noi possiamo riceverla e possiamo sperimentarla attraverso questa vita che il Signore ci comunica. E nei confronti di questa vita, che è luce, si constata subito che cosa? Ecco, Giovanni non si nasconde, non vuole creare falsi illusioni o attese, ma dice: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Si comincia subito nel prologo parlando di non accoglienza. Esattamente il verbo che adopera Giovanni non è tanto accogliere, che si potrebbe tradurre come accogliere, ma afferrare, nel senso di voler soffocare questa luce. Allora Giovanni ha detto che la luce splende nelle tenebre, la luce che è espressione della vita, di quel dono che ci viene regalato, splende, ma le tenebre non hanno potuto soffocarla, cioè non l'hanno potuto afferrare per estinguerla. E l'Evangelista sta toccando un aspetto molto importante nella cultura antica, questo binomio, questo mettere insieme luce e tenebra, appunto in tutte le regioni antiche orientali. Questo è un discorso, era abbastanza diffuso, c'era un dio della luce, un dio della tenebra, queste forze contraddittorie che si opponevano. Ma Giovanni vuole mettere a posto un po' questo pensiero, ecco la novità del Vangelo, non si lascia condizionare da quella matrice culturale, e quello che lui vuole dire subito, che la tenebra, e ne parla, quindi sappiamo che purtroppo la tenebra esiste, che la tenebra si caratterizza per la sua inconsistenza. Cioè che la luce, dal momento che splende, svanisce ogni tenebra. La tenebra non può soffocare la luce che splende, non la può afferrare, perché dal momento che in una stanza buia si accende un lumino, si accende un fiammifero,
la tenebra scompare. Quindi la tenebra, che sarà il male, adesso ne parleremo di questo, è l'inconsistenza per definizione. Cioè non ha nulla che possa impedire alla luce di esplendere. E ovviamente non la può afferrare, perché afferrare la luce sarebbe essere dissolta. E così accade quando la luce splende. Ecco, la tenebra non si oppone direttamente alla luce, non è una divinità del male che si oppone a una divinità del bene che è luce, come nelle antiche culture orientali si trattava. Ma la tenebra si oppone in quanto l'uomo può conoscere la luce e può volerla anche per la sua vita. Cioè quando l'uomo nella una vita fisica capisce, percepisce il dono di Dio, di questa vita che è luce, e si sente attratto da questo. Allora la tenebra può intervenire per fare che cosa? Sempre nel campo della conoscenza, per deviare l'uomo da questa offerta di vita che gli viene rivolta. E allora la tenebra è l'inconsistenza, dice Giovanni, però la tenebra usa sempre nell'ambito della conoscenza le sue armi, che sono l'inganno, la seduzione, la costrizione, il ricatto. Quindi in questo senso si oppone non alla luce, ma a che l'uomo si senta attratto dalla luce e possa accogliere questa vita. Quindi Giovanni dice che lo splendore della vita che è luce non è senza ostacoli. Questa è una cosa anche molto bella, parlando della buona notizia. Non è che vogliamo fare dei proclami, va tutto bene, meravigliosamente, questo di ottimismo, amiamoci. No, no. Bisogna anche guardare la realtà con tutta la sua verità, anche dal punto di vista di quello che la offende o di quello che può attentare a questa vita stessa. E lo sappiamo, perché per la nostra storia e per tutte le esperienze nelle quali ci siamo trovati, che questo cerchio di tenebra, come entità del male, chiamiamola anche così, come una forza avversaria di morte, sempre nella storia ha tentato di soffocare, di spegnere la luce. Allora la buona notizia, che cos'è la buona notizia? Il Vangelo vuol dire buona notizia. La buona notizia del prologo che cosa è? Che è quella, appunto, la sintesi di tutto il Vangelo: il fallimento di ogni tentativo delle tenebre di voler soffocare la luce. Ogni tentativo delle tenebre di voler soffocare la luce che splende è destinato al fallimento. Questa è una buona notizia, sapete? Nessuno ci sta ingannando dicendo che va tutto bene, che no, no, sappiamo che c'è un'entità avversa, sappiamo che c'è una tattica di voler deviare l'uomo dalla luce, però una volta che la luce splende, una volta che l'uomo accoglie questo dono e lo fa veramente e lo manifesta con la propria vita, le tenebre si svaniscono, e la disfatta, e il fallimento. Allora la buona notizia cosa sarebbe? La buona notizia sarebbe che anche se dobbiamo vivere in mezzo a un mare di guai, possiamo vivere bene, perché nessuno può spegnere la luce che già splende in noi. Dal momento che amiamo la vita e che abbiamo accolto la vita come un dono per poter crescere e tirar fuori dalla nostra esistenza tutta una serie di qualità, di atteggiamenti che ancora ignoriamo, non conosciamo di avere. Nessuno ci può togliere questo, e la tenebra, con tutta la sua seduzione o con tutte le sue tattiche, può impedire, se veramente la persona è così convinta di accogliere questo dono di luce, di essere appunto soffocata o che non possa brillare assolutamente. Quindi da questa visione che si sta presentando il prologo sappiamo che le tenebre non devono essere combattute, perché la luce splende già di per sé, la luce non deve lottare, né si deve imporre per forza, l'identità è sempre positiva, perché esprime, è l'espressione di quella vita, è l'espressione vera della vita. Anche qui apriamo un'altra pagina interessante. Quando uno, guardando indietro,
quanto si è combattuto per difendere la verità, anche in ambito cristiano, cattolico. Quante lotte si sono fatte per difendere le dottrine religiose, quanto sangue si è versato per una questione di principi. Giovanni, l'autore del quarto Vangelo, che chiamiamo Giovanni, dice che la luce non deve combattere con nessuno, non si deve mai imporre, non si deve proprio affermare con la forza, basta splendere, basta che la luce si manifesti e tutto il resto piano piano si svanisce. Non è più un problema. Ecco, la comunità, Giovanni si sta riferendo al gruppo dei credenti, alla sua comunità, che ha colto il dono della vita, quella vita che venendo da Dio ci rende partecipe della sua stessa condizione. Che cosa fa la comunità dei credenti? Ecco, si impegna a fare splendere quella luce con gesti e con atteggiamenti di massima e di vera umanità. Per cui i credenti non si perdono in polemiche inutili e nocive, ma consapevoli che nell'esprimere la vita ricevuta come un dono, le tenebre non hanno alcun potere su di essa, anzi, quell'attività e impegno a favore del bene sarà la sua disfatta. Quindi sono consapevoli di questo. Non soltanto non dobbiamo combattere la tenebra, ma impegnandoci in questa capacità di manifestare la luce come espressione di vita, tutto quello che è contrario adesso, piano piano accade. C'è sempre nel contesto giovanneo, prima Stefano parlava del libro dell'Apocalisse, che è un testo che mi appassiona tuttora. Ho saputo anche che padre Vanni veniva a parlare in una comunità qua vicino a Treviso, che è stato colui che mi ha fatto conoscere e apprezzare la bellezza del libro dell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse c'ha una pagina, speriamo un giorno poterla anche condividere qui con voi, il capitolo 12, una pagina conosciuta, si legge sempre nella festa dell'Assunzione, al 15 agosto, quella donna vestita di sole che è incinta nelle doglie del parto e quel drago che si vuole mangiare il bambino. L'autore dell'Apocalisse sta dicendo le stesse cose che già sentiamo qui nel prologo di Giovanni. Quello che è espressione della massima vulnerabilità, per noi uomini, per la nostra esperienza umana, una donna che sta per partorire. Una donna che sta per partorire non si può difendere, non può fuggire, deve soltanto attendere di superare questo momento, anche a quel tempo faticoso e drammatico per la donna. Però una donna che è così vulnerabile di fronte a una forza devastante come quella del drago, questo drago rosso con 7 teste e 10 corna, che sta per divorare quella creatura appena nata. Tutta una descrizione molto simbolica, l'autore ha giocato molto con le immagini, non si prende alla lettera certamente, però rende bene il discorso, l'insegnamento. Quindi sapere che quel drago non ha nessuna forza per divorare quel bambino, cioè la massima aggressività di fronte alla massima vulnerabilità, che cosa vince? Ci insegna l'autore dell'Apocalisse. La massima vulnerabilità, purché sia l'insegna della vita che si partorisce. Tutto quello che si partorisce di bene, anche nel piccolo, non va mai perso. E non c'è drago, pur potente che sia, che possa divorare quel bene che io so manifestare all'altro. Non esiste questo. Esiste nel drago, ecco, la tenebra, la seduzione, l'inganno. Questa è l'unica forza che ha il male. Cioè che io di fronte a quello che posso partorire o che posso dare, mi tiro indietro e dico non lo faccio perché è inutile, perché qualcuno mi dice non serve a niente. Cosa serve che tu vada ad ascoltare incarnazione d'accoglienza? Lascia perdere questi discorsi, non serve a niente. Così pensano quelli che sostengono il drago, certamente. Ma l'autore dell'Apocalisse, come l'autore del quarto Vangelo, insegnano proprio il contrario. Non si può mai soffocare la luce e non si può mai divorare il bene che si fa come espressione di una vita che si vuole comunicare all'altro. Allora la comunità dei discepoli, visto che la luce non deve combattere la tenebra, neanche la comunità è un gruppo di combattenti o di persone alterate o bellicose o che vogliono imporre con la propria forza la verità della dottrina,
che per loro è così fondamentale. Questo non è la buona notizia di Gesù e non c'entra niente con la comunità di Gesù quando ci sono queste manifestazioni all'interno della Chiesa. Ma la comunità di credenti sa esprimere la vita, la sa esplendere, e questo permette al bene, ecco, alla vita di diffondersi, e permette anche di svanire la tenebra che ancora tenta di farsi avanti. Ecco, questo contrasto tra vita e tenebra, tra vita e luce, morte e tenebra, che come abbiamo detto è presente nella storia fin dai suoi primordi, e che noi troviamo per esempio se prendete la prima pagina della Bibbia, il libro della Genesi, quando si creano, la creazione, questo cosmo, questo mondo che era tutto così disordinato, questo ordine che viene messo nel cosmo, questo alternare della luce con la tenebra. No, dice Giovanni, non c'è un alternare all'inizio della luce con le tenebre, all'inizio c'è soltanto la luce, è quello che conta, il primato viene dato alla vita, che venendo da Dio illumina l'esistenza, illumina tutto il creato, ed è proprio l'espressione di un amore che si comunica in maniera generosa. Quindi la luce ha il primato, secondo l'autore del quarto Vangelo, perché ha a che fare con l'espressione di un dono da cogliere, e questa luce, come espressione della vita, ripeto, è la componente anche dell'essere umano. Quando siamo stati creati da Dio, pensati da Lui fin dai primordi come creature che potessero partecipare della sua stessa condizione, il Creatore ha già messo dentro di noi questo dono di vita che è luce, ha già fatto entrare in noi questo anelito per poterci aprire a ciò che ci permette crescere, che garantisce non soltanto il nostro sviluppo come creature, ma raggiungere un traguardo, come vedremo adesso, che per noi era addirittura impensabile. Per cui, qual è il problema per l'uomo quando si chiude al dono che gli viene offerto? E lo dirà Giovanni più avanti nel capitolo 3, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre. Come mai questo? Ecco, c'è purtroppo anche questa constatazione. Nel prologo si dice che le tenebre non possono soffocare, che la vita ha sempre il primato e che la luce che splende da questa vita possiamo riceverla tutti. Però ecco, torniamo a come agiscono le tenebre, questa entità di male, questa forza avversa alla creatura e al suo creatore. Agiscono con una tattica di reprimere questo anelito vitale che portiamo dentro tutte le creature, e poi con una impostazione a livello anche di ideologia, di pensiero, che ti faccia dire no, per me è più conveniente non accogliere questo dono di vita che splende come luce, che devo trasmettere con altri gesti di vita, ma per me è più conveniente soddisfare il mio interesse. Questo è il dramma che presenta anche il Vangelo. L'uomo, sapendo che la vita è luce, preferisce la tenebra. E, aggiungerà Giovanni, perché nelle tenebre non si fanno vedere le malefatte che l'uomo può combinare, come il ladro che agisce di notte, per non essere scoperto. Per cui, che cosa può causare questo atteggiamento ostile nei confronti della vita che luce? Sappiamo, le false ideologie, i pregiudizi, siano razziali, sessuali, culturali, e la cattiva volontà, cioè l'interesse meschino per cui tutto deve essere centrato su me stesso, su quello che a me conviene, e questo accecamento, questo l'ambizione di centrare tutto su se stessi acceca l'uomo, e questo soffoca, sì veramente, soffoca l'aspirazione che l'uomo ha come creatura ad arrivare a quella pienezza di vita. Viene represso quell'anelito vitale e si finisce per soffocare anche la vita che era in te. Il prologo allora parla di queste due realtà contrapposte, ma sempre mettendo al centro l'aspetto positivo, ossia l'ambito della vita piena che luce,
E sapere, come poi dirà subito nel prologo, che l'incarnazione, di questo parliamo questa sera, che l'incarnazione è finalmente il concretizzare di questa luce che le tenebre non hanno potuto soffocare, ma che adesso si è manifestata nella storia, nella carne di un uomo che si chiama Gesù. Quindi l'incarnazione è quella opera di Dio, quel dono di Dio, che offre la possibilità a ciascuno di noi di uscire dalla tenebra e di poter entrare pienamente nella zona della luce, in quell'ambito di vita che è l'amore del Padre. Ecco, con tutte le sue insidie, con tutte le sue seduzioni, abbiamo già detto, la tenebra non è riuscita a estinguere la luce. Vedete, quando vediamo la storia, certo con tante pagine nere, ma sempre affiora nella storia umana, affiorano tanti esempi e tante testimonianze di uomini e donne che hanno mantenuto viva, hanno mantenuto viva questa aspirazione a una vita piena, che non si sono lasciati ingannare o soffocare appunto da questa tenebra. E chi anela la vita, chi è amante della vita, come dirà Gesù, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Chi veramente anela la vita, prima o poi incontra Gesù, che è il modello appunto della nostra vita come persone umane. Ecco, quando l'incarnazione, come dice il prologo, si concretizza, questa vita che finalmente entra nella storia, anche lì l'autore ci dà una nota purtroppo non bella. Venne fra i suoi, si sta parlando di questo verbo incarnato, di questo progetto che il Padre sempre ha avuto di renderci partecipi della sua condizione divina e che si è concretizzato nel Figlio, venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Di nuovo ritorna questa constatazione negativa. Finalmente questa vita che è luce si è manifestata nella storia attraverso la carne di un uomo che si chiama Gesù, i suoi non l'hanno accolto. E è un sistema di morte che rifiuta la vita e che non accoglie ovviamente nella persona di Gesù colui che porta la vita vera e colui che può illuminare, che può illuminare la vita di ogni uomo. Ecco, non accogliere per quale motivo, dice l'Evangelista, e leggendo il Vangelo poi si capisce, i suoi non l'hanno accolto, ecco, si parla di una non conoscenza di Dio, possiamo ancora continuare con tutte quelle contraddizioni dette all'inizio, di un Dio che è una proiezione delle nostre aspirazioni o dei nostri traumi, delle nostre frustrazioni, ma non hanno conosciuto Dio. E hanno avuto anche questa risposta negativa. Perché, vedete, il fatto di non conoscere Dio non è una questione mentale, ma è una questione anche a livello più sensoriale, a livello della nostra umanità, dell'esperienza che facciamo con l'altro, del nostro essere umani. Gesù non è stato accolto, ma sarà poi preso da Pilato e consegnato ai capi dei giudei per essere crocifisso. I suoi non l'hanno accolto, ma quando l'hanno preso è stato proprio per ucciderlo. Ecco, l'Evangelista nel prologo ci dà una dichiarazione fondamentale per la nostra fede: o si accoglie la vita come Gesù ce l'ha manifestata con la sua persona, o si è partitari della morte. Chi non accoglie la vita, chi non sa accogliere, rimane nell'ambito della tenebra, nell'ambito della morte. E l'autore dell'Apocalisse vuole avvertire i suoi confratelli di questo pericolo. Non è che venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto e che ancora oggi si manifesta la stessa reazione proprio negativa, lo stesso rifiuto nei confronti di questo modello che è Gesù, modello d'umanità, e sempre come tattica della tenebra che riesce a così ingannare, a sedurre, a deviare quello che è l'anelito basico, più istintivo dell'essere umano, di amare la vita, riesce a deviare perché l'uomo questa vita la detesti e la rifiuti.
E bisogna allora aprirsi alla novità di Gesù per conoscere questo Dio, appunto, che chiede di trovare nel Figlio, in questa incarnazione, in questo uomo che concretizza il progetto del Padre, per trovare anche noi la stessa vita. Per cui al centro del prologo, Giovanni, al versetto 12, abbiamo detto sono 18 versetti, non è un centro proprio a livello più di numero di versetti, ma come centro del messaggio, al versetto 12, dopo che si è parlato di questo rifiuto da parte dei suoi, l'autore dice: a quanti però l'hanno accolto? Ha dato potere, autorità di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome. Questo è il versetto più importante di tutto il prologo di Giovanni, perché sta dicendo che anche se la luce ha avuto già a che fare con questa tenebra che si oppone, e anche se venendo quella incarnazione dell'amore del Padre nella storia non è stato accolto, venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, però che nonostante questo c'è stato chi ha avuto il coraggio di aprirsi a questo dono e di fidarsi e prenderlo come un regalo. A quanti però lo hanno accolto? Vedete quanto è importante questa dichiarazione che ha fatto Giovanni. A quanti però l'hanno accolto, ha dato l'autorità di diventare figli a quelli che credono nel suo nome. Al centro del prologo l'autore dice che prima viene l'accoglienza e poi viene il credere. Non funziona come pensiamo noi. Lei è un credente? Certo, sono un credente, io un cattolico credente. Ma questo non è quello che dice il prologo. Prima si accoglie e poi si diventa credenti. Non è che io sono credente e poi mi obbligano a fare certi così gesti, fioretti, adesso dobbiamo accogliere per carità cristiana. No, non funziona così, dice il prologo. Tu prima devi accogliere, e se tu accogli, tu sei un credente agli occhi del Padre. Per cui vedete, si può essere molto religiosi e completamente atei, molto devoti e completamente miscredenti, non credono in niente se non in solo che conviene ad essi, quello che li conviene a loro. Prima bisogna accogliere. A coloro che l'hanno accolto, hanno avuto un coraggio non facile. Che cosa succede? A coloro che hanno visto in Gesù, il Vangelo si scrive dopo che già la comunità ha fatto esperienza del Cristo, certamente, già sanno chi è questo Gesù. A coloro che hanno visto in Gesù il modello d'umanità e hanno sentito quell'attrazione verso la sua persona e hanno capito che in quell'umanità di Gesù anche la mia umanità si può realizzare e che quella vita che io posso ricevere da Lui in me mi farà partecipare di una vita particolare e che sarà quella luce che orienterà sempre il mio cammino, a questi qui, dice Giovanni, è stata data una potestà unica, un'autorità incredibile, diventare figli di Dio. Quindi figli di Dio non si nasce, ma si diventa. Togliamo quel luogo comune, siamo tutti figli di Dio? No, non è così. Non funziona così, secondo il prologo di Giovanni. Sono figli di Dio soltanto, o diventano figli di Dio soltanto, quelli che accolgono e di conseguenza sono anche credenti. Non si parte dal credere per dire chi siamo. Non si dice: ma lei in che cosa crede? Per sapere se siamo dello stesso gruppo. No, no, non funziona così con la buona notizia. Ma lei come si comporta? Allora forse siamo dello stesso gruppo. Se lei sa accogliere, abbiamo la stessa sintonia d'onda e possiamo chiamarci entrambi credenti, anche se non condividiamo la stessa fede, perché in fondo al nostro Signore quello che interessa è il comportamento. Questo fatto di saper accogliere ci rende ai suoi occhi credenti. E ha dato questa autorità, questa capacità. Quindi, figli di Dio, ricordatevi, non si nasce, ma si diventa. Ed è qualcosa di unico, perché nel diventare noi sperimentiamo un processo di crescita continua. Non è che nasciamo figli di Dio, questa è un'espressione proprio balorda, obsoleta, siamo tutti figli, no. Dio è Padre per tutti, questo sì,
a tutti vuole comunicare il dono di questa vita che ci renda unici. Dio ci ha sempre pensati, ci ha avuto sempre nella sua mente come coloro che potevano ricevere il dono della sua vita. Però ecco, Dio è padre per tutti, ma non è padre di tutti, coloro che lo riconoscano come la fonte di questa vita. E per questo bisogna prima di tutto accogliere il dono, quel dono che abbiamo conosciuto in Gesù. Vedete, i doni, a differenza delle norme, non si possono imporre. Le leggi si impongono, le norme vengono così fatte pesare, o fai così o fuori da questa stanza. I doni no, i regali si offrono. E uno di fronte a un regalo può dire: guardi, che non mi interessa affatto tutta questa sua attenzione nei miei confronti, tutta questa sua generosità, se la tenga. Benissimo, che cosa devo fare con il mio regalo? Non posso sbatterlo in testa a quell'individuo, me lo devo riprendere con immenso dispiacere. Quindi a coloro che l'hanno accolto, cioè che hanno avuto il coraggio di accogliere questo dono che è la vita manifestata in Gesù, ha dato l'autorità, si parla di autorità, di diventare figli. Quindi noi possiamo veramente partecipare della stessa condizione divina attraverso questa nuova nascita, che è un divenire, che non è qualcosa di puntuale, ma è qualcosa che rimane sempre un processo in atto. Per cui se diventiamo figli accogliendo il dono di una vita che abbiamo visto in Gesù, questo Gesù che ha parlato di un Dio che è amorevole con tutti, di un Dio che a tutti vuole manifestare questo suo regalo, se noi accogliamo questo dono in Gesù, che è la sua umanità, questo ci fa diventare figli e inizia un processo di crescita di cui noi non possiamo neanche immaginare il traguardo. Noi possiamo, attraverso la nostra nascita fisica, dire qualcosa della nostra vita, della nostra famiglia, un po' la scienza già ci illustra su quanti anni, tutti i dati che si fanno nel campo della sociologia, quanti camperemo, quali saranno le malattie, tante cose possiamo sapere. Ma quando si diventa figli di Dio, attraverso l'accoglienza di Gesù come modello d'umanità, quello che capiterà nella nostra vita, come espressione di quello che siamo, lo scopriamo giorno dopo giorno, si nasce continuamente. E allora in questo nascere, che è un processo che non si ferma, vengono fuori le nostre migliori capacità. E più noi sappiamo, accogliendo il dono, sappiamo poi comunicarlo, perché si tratta di quello. Diventare figli di Dio significa assomigliare al Padre, che è buono con tutti. Allora se noi lo assomigliamo, certamente con un processo che richiede un suo tempo, che richiede tutto un suo così andare avanti, ma più assomigliamo al Padre nella capacità di dare vita all'altro, più cresce in noi questa figliolanza divina e più vengono fuori delle nostre capacità, delle nostre potenzialità che erano come così un po' assopite, che erano così lasciate in fondo e non riuscivano ad emergere nella nostra esistenza. Questo è il dono che il Padre offre a chi riconosce Gesù come modello di vita, a chi lo accoglie e chi veramente sperimenta questa crescita. Diventare figli significa che tutti siamo e tutti godiamo della stessa dignità. Nessuno si monti la testa pensando che ha uno status superiore all'altro, perché soltanto possiamo diventare figli, dice Giovanni. La figliolanza è quello che ci accomuna e che ci distingue come creature che assomigliano al Padre. Questo Padre di cui Gesù nel Vangelo dice: dovete assomigliarlo. Gesù, vedete, non parla mai di obbedienza a Dio, mai parla Gesù di obbedire a Lui o al Padre. Gesù parla sempre di assomigliarlo. Se il Padre è buono con tutti, se il Padre fa sorgere il sole sui buoni e cattivi e far scendere la pioggia sui giusti e ingiusti, voi se volete essere figli suoi, ecco, diventare figli, lo dimostrate attraverso questa somiglianza. Perché nella cultura orientale chi era il figlio? Il figlio non era chi portava soltanto il nome del padre, anagraficamente, ma il figlio è colui che somiglia al padre
nel suo comportamento. Diventare figli allora significa che somigliando giorno dopo giorno di più al Padre possiamo raggiungere la nostra pienezza e che questa crescita apre un orizzonte talmente inesauribile, talmente vasto, che anche supera la morte fisica, che ci permette di continuare a vivere ancora in maniera più forte, più ricca, più profonda di prima. Questo significa diventare figli di Dio. Se partecipiamo della sua stessa condizione divina, non faremo mai esperienza della morte. Si vive per sempre. Il morire non è un regredire, ma è un crescere continuamente. Un crescere perché sappiamo che la nostra vita è incanalata in questo grande vortice di un amore che ci trasfigura completamente, che ci rinnova e ci sostiene fin dal più profondo di noi stessi. Ecco, l'Evangelista ha dato questa dichiarazione proprio al centro del suo prologo, dicendo come la qualità di figlio, la caratteristica di figlio è quello che deve distinguere la comunità di credenti. Pensate come questa dichiarazione di Giovanni ancora sia lontana dalle nostre comunità, quando ancora manteniamo delle gerarchie, manteniamo dei privilegi, manteniamo delle distanze, creiamo delle categorie. Tutto questo è contrario alla buona notizia. E la cosa più paradossale, ma allo stesso tempo più bella, che nel Vangelo di Giovanni, chi sono quelli che hanno accolto Gesù? I suoi no. A quelli che l'hanno accolto nel Vangelo saranno per esempio gli stranieri, in questo senso stranieri, gli eretici samaritani. I samaritani accolgono Gesù nella loro terra, al capitolo 4 di Giovanni. Ma negli altri Vangeli sentiamo che sono i pubblicani, le prostitute, queste che si aprono alla buona notizia. Quindi quelli che la religione esclude sono quelli che più si sentono attratti da questo dono di vita che il Padre offre in Gesù. Mentre, e questo sarà anche l'altra denuncia che farà Giovanni, quelli che sono gli addetti al sacro, la gente della religione, invece non lo accoglie. È venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto. Questo lo troviamo nel Vangelo di Matteo. Ma quando noi vediamo chi sono gli avversari di Gesù, chi manifestano quella tenebra, che vogliono piano piano così, sono sempre i rappresentanti dell'istituzione religiosa. E la gente che alimenta un comportamento religioso escludente, che ovviamente non può accogliere Gesù, come non può accogliere gli altri. E di nuovo torniamo al discorso di chi è il vero credente. C'è un passaggio interessante, io non voglio usufruire, tu mi dai una va bene, sfruttare troppo il tempo, lasciamo poi uno spazio per se qualche domanda, ma c'è un passaggio molto bello, mi viene in mente anche nei Vangeli sinottici, quando Gesù manda i suoi in missione. Conosciamo, tutti e tre evangelisti riportano questa pagina, l'indicazione che dà Gesù su come si devono presentare: non portate la bisaccia, il pane, due tuniche, così. Quindi niente a che fare con le dottrine, ha detto Gesù quando deve mandare in missione i suoi discepoli, ma tutto a che fare con il comportamento, come tu ti presenti davanti agli altri, dice Gesù. Non li ha preparati, mi raccomando, dovete dire questo, questo, punto uno, punto due, no. Non portate dei soldi, fidatevi, non portate due tuniche, siate persone semplici, in qualunque casa entrate date il saluto di pace, fermatevi in quella casa, qualunque cosa vi diano da mangiare voi mangiatela, e se in una casa non vi accolgono, torniamo di nuovo al discorso dell'accoglienza, benissimo, togliete la polvere dei vostri sandali. Ecco, togliere la polvere dai sandali era il gesto che facevano gli ebrei quando tornavano nella terra santa, nella terra di Israele, dopo che erano stati in giro nell'impero. Erano andati a fare le loro mansioni, tornando in terra di Israele. Cosa facevano questi ebrei così attenti alle loro norme? Sbattevano i piedi, si toglievano la polvere dai sandali dicendo: nulla di impuro deve entrare in questa terra benedetta che il Padre ci ha dato. Allora Gesù dice:
Voi dovete fare quel gesto, ma non perché venite dall'estero, dal mondo pagano, chissà che sozzure che avete visto, ma perché non vi hanno accolto in una casa. Togliete la polvere, non vi lasciate prendere da quell'ambiente, perché lì si dice chi sia il vero credente, non quello che prega in un certo modo o in un altro, ma quello che sa accogliere, come abbiamo detto prima, coloro che l'hanno accolto, quelli che credono nel suo nome. Quindi prima si parte dall'accoglienza e poi possiamo dire in che cosa crediamo. Se non c'è questa premessa, il nostro credere è completamente vano, nocivo e anche pericoloso. Quindi Gesù, con questa visione che il prologo ci offre, di un'umanità che si presenta nella storia perché le creature, gli uomini, possano partecipare della stessa vita divina, prende le distanze da tutto un sistema religioso che impediva agli uomini fare esperienza di questo Dio. Vedete quello che troviamo, e dirò ancora qualcosa, poi mi fermo, quello che troviamo nella novità del Vangelo, ma che il prologo ci presenta con questo aspetto importante dell'accoglienza, è che Dio non è da cercare, questo insegna la religione. E prima si partiva all'inizio dicendo quanta gente va in cerca di esperienze o impiega tante energie o spreca tante altre sue sostanze per fare esperienza di Dio, il cercare Dio, andare chissà dove. No, diceva il Vangelo di Marco, basta che tu ti identifichi con la figura del servitore, hai già Dio dentro di te, lo hai accolto nella tua vita, lo puoi sperimentare proprio direttamente, senza bisogno di alcun intermediario. Quindi Gesù, presentandosi come la manifestazione, lo splendore dell'amore del Padre, Gesù ha rotto con quella visione religiosa di cercare Dio. Dio non è da cercare, secondo il prologo di Giovanni, ma Dio è da accogliere nella carne di ogni persona che porta la sua vita, che è espressione di quella vita che illumina. Un Dio che non si fa cercare vuol dire che è un Dio che è possibile incontrare e che è possibile accogliere nella vita di ciascuno di noi. E questo è il Dio con noi, questo è il Dio dell'incarnazione, e una volta che Dio lo sentiamo dentro, lo abbiamo accolto nella nostra vita, allora possiamo andare anche incontro agli altri. Ecco, per accogliere questo Dio, che tra l'altro il prologo dirà che Dio nessuno l'ha mai visto, ecco, è inutile farsi un'immagine di Dio. Quando la gente che va in cerca di Dio è molto presuntuosa, perché crede di già sapere che cosa va in cerca. Quindi se io vado in cerca di Dio, si suppone che c'è un'immagine o qualcosa che mi porta verso quella strada. Questo è una presunzione unica, dice Giovanni, perché Dio non l'ha visto mai nessuno, quindi non posso avere nessuna idea preconcetta di Dio nella mia mente. L'unico che mi ha parlato del Padre è questo Verbo incarnato, questo Gesù, e nella sua carne lo posso sperimentare anch'io. Come? Accogliendo quella carne che si chiama Gesù, cioè identificandomi con la sua umanità e portando questa vita che lui mi comunica agli altri, come? Accogliendo anche gli altri nella mia vita. Così faccio esperienza di quel Dio che nessuno ha mai visto. Così non perdo e non spreco le mie energie e non vado in cerca di cose fasulle. Quindi il culmine del prologo, ovviamente, diventare figli, non si nasce, si diventa, ma il culmine del prologo, ecco, quell'ottimismo di Dio, se possiamo diventare tutti figli, vuol dire che siamo una cosa buona, che l'essere umano veramente espressione di questo amore del Padre, se si lascia toccare dal suo dono, se è capace di accogliere quello che il Padre offre. Ed è un Dio ottimista, pensate nella religione e ancora oggi come siamo martoriati con questa visione così masochista, negativa dell'essere umano. Basta che andiamo a sfogliare alcuni salmi, alcune pagine dell'Antico Testamento, dove si parla dell'uomo come un verme, come un bruco, come qualcosa detestabile, che siamo stati concepiti nel peccato e via del genere. L'uomo è qualcosa di molto nobile, perché può diventare l'espressione di quel Dio che nessuno ha mai visto. È talmente nobile
che Dio ci ha portato sempre nella sua mente. Ciascuno di noi, sapete, siamo tanti miliardi, però ciascuno di noi siamo incisi nella mente del Padre, pensando che possiamo diventare cosa buona, che possiamo essere espressione di quell'amore che rende la nostra vita unica, magnifica, inigualabile. Questa visione così ottimale, questa creatura, pensate anche al capitolo 25 di Matteo, quando Gesù dice: venite con me, benedetti dal Padre mio, e prendete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. La stessa cosa che troviamo nel prologo, vedete? Cioè Gesù dice che il Padre ha preparato il suo regno, cioè questa sua presenza in mezzo a noi, questo poter condividere con noi la sua vita, fin dai primordi, fin dall'inizio del mondo. Venite da me, benedetti dal Padre mio, e ricevete in eredità questo regno che è stato preparato per voi. E cosa hanno fatto queste persone per ricevere quel regalo immenso, per sentirsi così presenti nella mente del Padre, sapendo che per noi Lui ha preparato questa grande eredità? Perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto. Vedete, in quel famoso esame, conosciamo la pagina del capitolo 25 di Matteo, in quel famoso esame, gli esami sono sempre importanti nella vita, tutti siamo passati da piccolini per le prove, siamo stati tutti, abbiamo avuto a che fare con i nostri esami. E la cosa sempre che interessa, che cosa ti ha chiesto il professore? Nel tribunale cosa ti hanno chiesto? Ah, mi è andata benissimo, ero molto preparato e mi hanno chiesto proprio le cose di cui ero proprio più afferrato, no? Quando un ragazzetto dà l'esame di maturità o la subito, che cosa ti hanno chiesto, no? Ecco, noi secondo Matteo già sappiamo di che cosa ci chiederanno, già sappiamo la domanda, per cui è inutile che uno dica: non ero preparato, lei mi ha chiesto qualcosa di cui io non ero stato informato o non era nel programma. No, si sa benissimo di che cosa verremo, su che cosa verremo interrogati, dice Matteo in questa pagina del capitolo 25. Avevo fame, avevo sete, ero straniero, malato in carcere. Per cui non ci verrà chiesto: ma lei diceva le preghiere della sera? O non le diceva le preghiere della sera? Ma quante volte lei è andato in chiesa? Tutti i primi venerdì del mese era pronto lì per avere queste... Ma al nostro Signore queste cose gli interessano molto poco, veramente. Ognuno li viva, certamente, in maniera molto personale. Però all'inizio è quello che veramente interessa al Padre, e la nostra umanità, se siamo stati capaci di manifestare un pochino d'umanità all'altro. Allora siamo benedetti dal Padre, dice Matteo, come lo dice Giovanni appunto, dandoci questa autorità, questa capacità di essere figli, quindi di essere cosa buona. Siamo cosa buona per il Padre e possiamo veramente diventarlo, di questo si tratta. E quando si parla di figli, e qui troviamo la visione nuova, quell'ottimismo di Dio, quando si parla di figli si parla di Padre. Cambia anche qui il panorama della religione. A noi ci hanno sempre martellato con questo Dio padrone che dobbiamo servire, che dobbiamo obbedire. No, questo funzionava ancora con Mosè, ma non con Gesù. La caratteristica del credente è quella di poter diventare figlio, quindi fare esperienza ad un padre che comunica incessantemente la sua vita. Allora si rompe questa visione di un Dio che schiaccia, o di un Dio che invade, o di un Dio impassibile, o di un Dio sadico, o di un Dio che ci chiede che dobbiamo soffrire perché così ripariamo qualche male che si è fatto nella storia. Tutte queste cose assurde proprio, queste cose, questi spropositi che si possono dire. C'era un nostro caro amico, anche il gruppo qui di Treviso lo ha conosciuto, padre Ortensio da Spinetoli, un cappuccino, un biblista, un grande biblista, che diceva, una volta a Montefano, diceva in un incontro: noi siamo stati capaci, noi cristiani, cattolici, di dire di Dio le cose peggiori che non avremmo detto di un padre della terra. Cioè,
cioè noi siamo riusciti a dire di Dio quello che mai avremmo detto del peggiore dei padri di questa terra. Ma non è possibile questo, no? Cioè, dobbiamo veramente recuperare la buona notizia di questo Dio ottimista, di questo Dio che promuove, che regala vita, di questo Dio che vuole figli e non sudditi, e di questo Dio che non cerca altro che adoratori che prolunghino il suo amore. Dio cerca dei veri adoratori della Gesù alla Samaritana, quindi non siamo noi che dobbiamo cercare Dio, ma è Lui che cerca noi, come espressione di un amore che, accolto in noi, si prolunghi e si comunichi agli altri. Ecco, figli di Dio si diventa, come si può diventare anche, purtroppo, figli del diavolo o figli delle tenebre. Il Vangelo anche dà questa constatazione tra Gesù, figlio di Dio, colui che porta la vita vera che è luce, e Giuda, che è figlio di Satana, o i capi religiosi, che sono figli del diavolo, lo stesso. Quella pagina molto forte al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù denuncia alle autorità religiose: voi avete come padre il diavolo, perché siete assassini come lui. Cioè, dal momento che voi vi rifiutate ad accogliere e voi imponete la vostra legge per controllare e per poter soltanto soddisfare il vostro interesse. Ecco, si può anche diventare figli del diavolo, e con questo bisogna stare molto attenti a non cadere in questo grande rischio, ma quello che conta è il nostro poter vivere l'esperienza di chi diventa figlio. E come appunto il prologo, e qui mi fermo definitivamente, dirà al versetto 14: e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Più che abitare, Giovanni dice, ha piantato la sua tenda, si è accampato in mezzo a noi. Quindi in mezzo a noi vuol dire non in una persona in particolare, ma in mezzo a noi che siamo la sua comunità, e che se noi accogliamo questo Dio che vuole piantare la sua tenda in mezzo a noi, allora sapremo accogliere chiunque ci chiede un po' di solidarietà, e sapremo anche manifestare quell'amore che abbiamo ricevuto come espressione di una vita che è vera, di una vita che splende, di una vita che è luce e che nessun tipo di tenebra potrà mai soffocare. Grazie del vostro ascolto e della vostra attenzione. Sul Vangelo di Giovanni, certo, lei ha toccato un tasto molto... è stato Vangelo molto discusso, dibattuto, ma comunque la comunità lo ha riconosciuto come canonico, tanto è che la prima lettera di Giovanni che si scrive per commentare il Vangelo, una specie di commento per rendere le comunità certe di che questa è una parola che serve per nutrire la fede della comunità. Non soltanto l'episodio di Lazzaro, perché è vero che lei parlava della gnosi, di una parola un po' difficile, vuol dire conoscenza in greco, ma era tipico del mondo greco, lei ha citato Platone, pensare a una conoscenza che veniva dall'alto e che creava una specie di élite, di persone privilegiate che potevano ricevere certi tipi di informazioni che non erano ovviamente aperte o destinate al popolino. E questo per esaltare lo spirito in detrimento della carne. Se noi prendiamo il prologo, dove Giovanni ha detto il Verbo, che è questa espressione del pensiero, della mente, del progetto del Padre, che questo si è fatto carne, qui sta dando un colpo fortissimo a queste tendenze gnostiche che è tipico della filosofia greca, perché mai avrebbe accettato un filosofo greco questa dichiarazione del prologo di Giovanni. Vedete, Giovanni ha detto che il Verbo è diventato uomo, poteva dire anthropos in greco. No, il Verbo è diventato carne, sarx, noi diciamo sarcofago, anche usiamo questa parola per vedere che il greco è ancora presente, sarcofago, dove si mette il morto e si mangia la carne del morto, no? Quindi il Verbo diventa sarx perché quello che noi abbiamo conosciuto in Gesù non è un superuomo, come potevano pensare questi gnostici, ma è un uomo di carne come noi, un uomo che era esposto anche al dolore, alla sofferenza, al rifiuto e anche alla tentazione, ma un uomo che in questa debolezza ha saputo manifestare tutta la ricchezza dell'amore del Padre. Quindi se noi sappiamo, avevo fatto anche prima il paragone con la donna incinta, nelle doglie del parto, questa massima vulnerabilità, se noi sappiamo anche accettare la nostra debolezza come l'ambito dove Dio
può manifestare la sua ricchezza. Vedete che tante cose cambierebbero nella nostra vita. Noi non accettiamo la debolezza, non accettiamo il limite, siamo così presuntuosi di pensare in qualcosa più grande di noi, ma non partiamo dalla nostra realtà umana, così com'è. Ecco, noi in Gesù abbiamo conosciuto che questa realtà umana, anche con tutta la sua essere esposto al dolore, alla sofferenza, può essere espressione massima dell'amore del Padre. Ed è in questa carne dove si manifesta Dio. Non in un tempio, in un santuario, dice Giovanni. Lui ha messo la sua tenda, ha campato in questa carne. Quindi è inutile andare nei santuari cercando Dio quando non sappiamo accogliere il vicino di casa, che magari maltrattiamo. Non è possibile questo. Allora, l'agnosi viene così recuperata la conoscenza, perché è vero che Giovanni usa molto questo verbo, se tu conoscessi, voi non conoscete, però in un modo in cui la carne non viene messa così in secondo piano. Questo era impossibile per un greco. Accettare un Dio che si fa uomo, questo era una follia, dice Paolo. È la follia dei cristiani. E per i giudei era qualcosa, uno scandalo. Era una bestemmia, tanto che Gesù sarà condannato a morte per questa dichiarazione. No, tu sei il figlio di Dio, no? Tu l'hai detto. E ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo di altre prove per condannarlo a morte? Quindi per i giudei è uno scandalo, per i greci è una follia. Però questa è la nostra grande verità. Ma non una verità che proviene da una dottrina che ci hanno insegnato, ma una verità che procede dalla vita stessa che possiamo constatare in Gesù. Nella sua vita, come lui si è comportato, come lui è vissuto, come lui si è pronunciato riguardo alla vita stessa, attraverso la sua carne, attraverso le sue mani, attraverso i suoi occhi, cioè quello che fa parte dei nostri sensi, lì si manifesta veramente la vita. E questo credo che sia il modo migliore di parlare dell'ottimismo di Dio. Quando i greci hanno disprezzato la carne, che era un carcere, che era qualcosa da mortificare o da lasciare al libero, come ti pare, fai della tua carne quello che vuoi, no, il prologo ha nobilitato la carne come espressione di quella tenda dove Dio vuole essere accolto nella nostra debolezza, non nella nostra potenza dei superuomini, ma in quella debolezza nella quale noi sentiamo l'abbandono, e anche con la sofferenza, con il dolore che possiamo incontrare, sappiamo che in questa debolezza possono fiorire sempre espressioni nuove di vita e di amore, e sappiamo che è così. Lo dirà anche San Paolo: più sono debole, più sono forte, per manifestare espressioni nuove mai sentite in me di amore, di compassione, di vita. Questo per la questione del Vangelo di Giovanni, che ovviamente è un grande testo che completa gli altri tre, ma che la Chiesa ha riconosciuto, anzi ha accolto il Vangelo di Giovanni. Domani parlerò a Follina sul Vangelo di Luca. Ha accolto un testo che la comunità di Luca aveva censurato, appunto quel testo famoso dell'adultera, che noi troviamo nel capitolo 8 di Giovanni. Gli studiosi dicono che quel testo non è giovanneo, ma è di Luca, però la comunità di Giovanni ha saputo accogliere per parlare sempre di questa incarnazione che è misericordia, che è il dono più grande che Dio poteva dare all'umanità. E poi sul discorso di Matteo, ovviamente, lì abbiamo una pagina che è rappresentativa, non si sta parlando di qualcosa di storico, non prendiamo il Vangelo alla lettera. Prendiamo anche l'insegnamento che il Vangelo porta, che è un insegnamento che vale sempre. Per cui l'incarnazione è sempre inclusiva, l'amore è sempre inclusivo, non esclude mai nessuno. Quando uno esclude l'altro, si autoesclude se stesso della vita. Questo dice la seconda parte di Matteo 25. Non c'è nessuna punizione, basta con queste storie di inferni e luoghi di condanne eterne. Ma se tu non ti lasci includere in quell'amore che ti viene offerto, perché l'amore è sempre inclusivo, tu stesso ti autoescludi e tu ti sei messo la condanna sulla tua testa. La vita che poteva fiorire in te è stata repressa e soffocata fino a estinguerla. Questo è non l'inferno, certamente questo stridore di denti e questo fuoco eterno, una maniera di dire una vita che non avrà più nessuna speranza di ripresa, dove la vita si estingue in se stessa. Questa è una possibilità
È una possibilità, però sappiamo che la scelta dell'essere umano di non accogliere la luce pur sapendo che la luce era espressione di vita. Questo è il grande dramma. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre. Ma non è perché non sapessero che cosa fosse questa luce, è che non interessava questo. Quindi non è che c'è di nuovo lì il discorso della punizione. No, Gesù non dice maledetti del Padre mio a quelli che non hanno dato da mangiare. Benedetti del Padre mio, sì, possiamo essere tutti benedetti. Andate via maledetti, voi vi siete automaledetti, voi vi siete autoesclusi perché voi non avete accolto l'altro. Questo è il problema. Cioè, se l'amore è inclusivo, chi non si lascia accogliere e non sa accogliere, non sa anche comunicare questa accoglienza, si esclude lui stesso e soffoca qualunque speranza di vita in lui. Quindi Gesù non ha parlato di nessuna condanna eterna, ma ha parlato di un regno che è stato preparato per tutti, fin dai primordi. E noi possiamo essere benedetti se lo vogliamo, è una nostra scelta certamente. L'ho detto all'inizio, i regali non si impongono, Dio non ci può così martellare o imporre questo dono della sua vita, non si fa così. Dio non è un Dio autoritario, non è un Dio invadente, non è un Dio, ma è un Dio che si sa ritirare anche e che rispetta la scelta dell'essere umano che, pur conoscendo la luce, si lascia prendere dalle tenebre. Quindi la presenza del Verbo incarnato nella storia, che cosa è? Come far capire agli uomini che si può uscire dalle tenebre? Perché ci può essere la cattiva volontà, certamente, per cui uno sceglie la tenebra, ma ci può essere anche un'ideologia che acceca, le persone che vengono plagiate, che vengono ingannate da un sistema che è contrario al bene dell'uomo. Gesù viene proprio per aprire questo spiraglio di luce e sapere che si può ragionare diversamente, che si può avere un tipo di esperienza completamente nuova. Non è un'imposizione, ma è proprio un permettere all'altro di poter scoprire quello che si porta dentro, ma che forse qualcuno ce lo fa soffocare. Quindi c'è da una parte la responsabilità dell'uomo, c'è da un'altra parte l'essere vittime di un sistema che ci può veramente reprimere e soffocare. Ma il Vangelo parla sempre al positivo e il Vangelo parla sempre con questa visione ottimale di un Dio che sa rispettare, ma che fa del tutto e che opera sempre, come dirà Gesù nel capitolo 5, il Padre mio è sempre all'opera. L'opera di Dio è che gli uomini possano conoscere questo dono di una vita che splende, di una vita che ci permette di diventare suoi figli. C'era nostro padre Vannucci, nostro padre, un frate servo di Maria, a cui abbiamo dedicato il centro studici di Montefano. Padre Vannucci diceva, ecco, una maniera di parafrassare questa grande verità dell'incarnazione, padre Vannucci diceva, noi siamo immersi in un oceano di amore. Gesù è venuto per ricordarcelo. Non lo sapevamo questo. Nessuno ci ha parlato mai di questo. Prendete il capitolo 9 di Giovanni, la guarigione del cieco dalla nascita. Nessuno mai mi aveva detto che c'era questo oceano di amore. Sempre mi hanno parlato delle tenebre, mi hanno parlato che per me mi devo rassegnare alla mia condizione di essere un sottomesso, prostrato, un indegno. Gesù viene per dire no, c'è qualcosa di molto diverso al quale tu puoi accedere. Lo vuoi questo? Quindi Giovanni, sempre attraverso questa storia della luce, che comunque ha a che fare molto con l'agnosis anche, però ha dato un'impronta altamente positiva, rivoluzionaria, recuperando il valore della carne, cosa che i gnostici... Ma guardate che la questione dell'agnosi è ancora presente nella nostra Chiesa. È stata un'eresia che la Chiesa dei primi secoli ha cercato di combattere. Non accettare l'umanità di Gesù, questo è stato il dibattito dei grandi concili nei primi secoli del cristianesimo. Perché ma lui che fosse Dio, questo poteva essere accettato, ma che un Dio si facesse uomo, questo non si accettava in tante correnti che erano entrate all'interno del cristianesimo. La Chiesa ha combattuto, ecco, il fatto del combattere queste eresie, ma ancora oggi c'è tutta una spiritualità malsana, possiamo dire malsana, che per elevare lo spirito bisogna mortificare la carne. Bisogna separarsi dalla carne perché lo spirito, questa era la posizione dei greci.
Questa è stata l'eresia che hanno cercato sempre di combattere nei primi secoli. Cioè, non si può elevare nello spirito se non attraverso la nostra carne. Non c'è un'altra possibilità per diventare figli se non attraverso la carne, accogliendo nella nostra carne colui che è il modello d'umanità. Allora, da questo punto di vista, si comprende la rivoluzione di Giovanni e come sia stato anche un testo combattuto. Le prime comunità sono state un po' così restie, ma alla fine è entrato a pieno diritto, e soprattutto perché in nessun Vangelo si parla di condanne eterne, ma si parla sempre di vita eterna. A noi ci interessa la vita eterna, che è possibile per tutti. Grazie. Sì, grazie. Io non voglio fare domande, ma ho due testimonianze. Noi abbiamo veramente l'onore di avere tra di noi Don Canuto. Don Canuto è un prete che ha testimoniato il Vangelo. È stato compagno dei più deboli in tutte le parti del mondo. E ha capito benissimo cosa vuol dire la parola accoglienza. Però volevo fare anche una seconda osservazione. Questa terra trevigiana, 100 anni fa, ha accolto qualcosa come 500.000 migranti scappati dopo Caporetto. 100 anni fa ha avuto la capacità di accogliere 500.000 persone. Quando il comune di Treviso si è trasferito a Pistoia e quando i trevigiani erano soltanto 15.000 perché sono andati via. Io domani ad alcuni amici che vengono da Bologna vorrei andare con loro al sacrario di Fagare della Battaglia, perché il piave è qui vicino per noi, ma per loro no. E qui ho degli amici che vengono, che sono della Sicilia, e i combattenti siciliani avevano il sangue rosso come la gente veneta e l'hanno capito sul piano e sul grappa. Scusate questa intromissione, ma abbiamo un grande testimone, mi sembrava opportuno dirlo. Bravo. Osservazione, mi pare che prima, quando ha tradotto quel passaggio del prologo, cioè quando quel punto centrale, il centro del messaggio, a quanti però l'hanno accolto, noi siamo abituati a sentire ha dato il potere di, ha detto ha dato l'autorità. Di, perché credo che il potere sia una delle cose che diciamo non ha niente a che vedere diciamo con il Vangelo, anzi fa parte della parte avversa. Sì, anche perché sì, è sempre una questione di traduzione, il testo, il termine in greco ha a che fare con l'autorità più che con il potere, sono parole che esprimono queste idee, ma il termine che adopera adesso per non usare le parole greche comunque ha a che fare più con l'autorità, cioè qualcosa che mi viene conferita perché io possa esercitare un certo tipo anche di funzione, di ministero, no? Quindi l'autorità di diventare figli, cioè di poter partecipare a pieno diritto della condizione divina. Non è qualcosa che io mi conquisto con i miei sforzi, non si diventa figli per uno sforzo personale, ma come una scelta nei confronti, l'accoglienza ad un dono che mi viene offerto. E quando io accolgo questo, mi viene data l'autorità, quindi è qualcosa di importante, perché significa che in quanto figlio posso esprimere nella storia, nella vita dove mi trovo, posso esprimere la presenza del Padre. Questa è l'autorità che ci viene data. Non c'è un'autorità che riguarda un privilegio, una prerogativa particolare, ma è quello che riguarda il figlio che assomiglia in tutto al Padre. E talmente autorità è questa che Gesù dirà sempre nel Vangelo di Giovanni: Se mi amate, rimanete in me, ecco, io verrò e farete opere più grandi delle mie. Noi faremo opere più grandi di quelle di Gesù, ci sembra uno sproposito questo. Questa è l'autorità dei figli, vedete? Che non è una condizione inferiore, ma è una condizione nella quale noi partecipiamo a pieno diritto della stessa condizione, della stessa realtà divina. Ecco, noi di queste cose forse le sapevamo, ma non ce l'hanno mai insegnate che possiamo veramente accedere a quello che l'uomo sempre ha cercato,
tutti hanno cercato la pagina con cui si apre la scrittura, la Genesi, che cosa dice il serpente? Sarete come dei. Ma uno non può diventare Dio se non è che per i propri sforzi o perché qualcuno ti suggerisce qualche tattica, ma perché qualcuno mi ha dato, qualcuno più grande di me, mi ha dato l'autorità per diventarlo, e questo soltanto attraverso la figliolanza, cioè uno stato in cui l'uguaglianza è garantita fra tutti. La figliolanza non pretende alcun potere. Il figlio dirà Gesù tutto quello che ha visto dal padre e quello che realizza, quindi il figlio dà questa precedenza al padre, ma il padre non schiaccia con la sua presenza, ma innalza il figlio alla sua stessa statura. Quindi bisogna usare il termine autorità, perché è molto più corretto che non potere, perché sarebbe anche un po' stridente parlare di figlio e parlare di potere, perché il potere è del capo, è il potere di quello che comanda, di quello che si arroga dei privilegi. Però il figlio invece può avere l'autorità, ecco, di esprimere con la sua vita la stessa presenza del padre, questo sì. Vorrei dire di più, forse questa autorità al contatto dell'autorevolezza, no? Nel senso che fin dove, diciamo, c'è dimensione comunque di potere, non c'è un'accoglienza, no? È una falsa accoglienza. Tante volte noi abbiamo gestito tutti i discorsi dell'accoglienza in termini paternalistici o di altro tipo, no? Ma invece la vera accoglienza, per essere un'accoglienza umana tra pari, presuppone, diciamo, sì, un'autorità che però soprattutto un'autorevolezza proprio in virtù del modo in cui ti poni, in cui sei pienamente umano. Sì, sì, ma soprattutto in virtù della dignità che a tutti ci distingue, quindi diciamo anche le persone che sappiamo accogliere, se anche sapranno anche fare lo stesso, sapranno anche loro saper accogliere, sapranno anche aprirsi a questo dono, anche loro diventano autorevoli. In questo senso la dignità ci rende in questa dimensione di reciprocità e di parità, quindi possiamo imparare gli uni degli altri, ma possiamo essere veramente autorevoli ciascuno nel proprio settore, nelle proprie mansioni. È bello che quando nel Vangelo di Marco Gesù dà dei compiti alla sua comunità, parla anche di questa autorità, ma l'autorità di stare alle porte, di fare un servizio sempre utile, efficace per la comunità. Per cui se noi prendiamo sul serio questa espressione dell'autorità, diventando figli, tutti possiamo essere autorità, ciascuno nel proprio settore, e questo significa che siamo tutti della stessa dignità. Nessuno si monti la testa pensando che fa un lavoro che è più degno dell'altro. Tutti i lavori sono degnissimi, tutti i lavori servono perché la società funzioni sempre meglio, e questo in base alla dignità di che godiamo e che abbiamo ricevuto appunto come un dono che non viene da noi, ma che qualcuno più grande di noi ci ha regalato. Partendo dall'ultima osservazione, io non ho detto niente contro la messa, contro queste cose, assolutamente sono pienamente d'accordo con lei. La comunità accoglie, certamente, e accogliendo, cioè chi accoglie uno di questi piccoli, che si fa servitore, accoglie il padre. Dopo noi dobbiamo fare tutto un resoconto di come non siamo capaci sempre di accogliere come veramente il Signore ci chiede. Allora ecco, noi abbiamo la nostra realtà di comunità, che ha un'espressione celebrativa, che ha i sacramenti, che è proprio tutta la piattaforma sulla quale noi ci possiamo veramente centrare per crescere in questa dimensione dell'accoglienza. Certamente io non escludevo per nulla questo fatto. Io quando ho fatto la battuta sull'esame di cui saremo interrogati, sappiamo le domande che ci faranno. È ovvio che se io ho dato da mangiare e ho dato da bere e ho accolto senza conoscere, ma quando mai l'abbiamo fatto, già Gesù, il Signore ci considera benedetti. Ma se io ho incontrato Gesù nella mia vita, altro che dar da mangiare, cioè farò delle cose grandiose, e questo grazie anche al pane dell'Eucarestia, alla preghiera, alla comunità con la quale celebro, che mi nutre e che mi dà la forza di crescere ancora di più in questa dimensione di figli. Questo sono perfettamente d'accordo con lei. Una cosa però io ho voluto mettere sempre in risalto, che non dobbiamo prendere mai quello che sono, che la nostra vita, il nostro modo di celebrare o di partecipare così, come una specie di
sostitutivo di quelli che sono i nostri impegni come credenti. Questo no, cioè bisogna partire sempre dalle cose come li spiega il Vangelo. Dopo sappiamo che ovviamente nessuno è così, anche con tutta la nostra buona volontà, sappiamo che non siamo sempre accoglienti, sappiamo che non siamo sempre così disponibili. Ecco, allora il Signore che conosce questa nostra debolezza, ecco, ci viene incontro, questo Signore che vuole essere accolto, ecco, i sacramenti, la preghiera, tutto, ma non sono forme che si sostituiscono all'impegno, ma sono espressioni perché l'impegno in me si incrementi, aumenti, no? Questo qui. Poi sulla volontà del Padre, su questo io devo dissentire, perché Dio non vuole la sofferenza di nessuno. Questo sia chiaro, la volontà del Padre, voi siete, molti di voi siete genitori, e se io vi chiedessi qual è la vostra volontà per i vostri figli, nessuno direbbe che mio figlio soffra, io lo devo vedere soffrire tantissimo e che si volga a me per... nessun padre direbbe questo il suo figlio, no? Ecco, prima citavo padre Ortensio, che noi del Padre Eterno abbiamo detto delle cose che non diremmo del peggiore padre della terra. La volontà del Padre è il nostro bene, è la nostra felicità, per questo lui ci ha creati. Però è vero che siccome noi siamo carne, noi siamo creature, non siamo perfetti, non siamo già magnificamente a posto, noi siamo esposti al dolore, alla sofferenza, questa sarx, quindi sappiamo che quando si presenterà la sofferenza e il dolore, non è che la offriremo a Dio, ma che sarà una piattaforma nella quale fioriranno, perché Dio si farà vicino a me nel momento del soffrire. Non sono io che mi devo donare a Lui, ma è Lui che si dona a me. Ecco, perché Lui è un Dio compassionevole, allora anche nel momento del dolore, su questo sono d'accordo, vengono fuori espressioni nuove, espressioni che io non sapevo di avere dentro di me, perché ho visto anche questo momento di difficoltà, sia per la malattia, sia per altre situazioni che si presentano nella vita, come un'opportunità per crescere di più nella mia umanità. Allora certamente... ma non è la volontà del Padre che noi soffriamo, e non devo dire sia la tua volontà quando il medico mi fa la diagnosi su un tumore. Non è questa la volontà del Padre che io mi deva adesso vedere col chirurgo. Cioè, la volontà del Padre è che anche nel dolore non mi mancherà la sua presenza amorevole. E io da questa presenza saprò attingere quella forza, quel coraggio, per cui il male potrà devastare il mio fisico, e purtroppo succede questo anche, ma non intaccherà la mia persona e la mia dignità, e fino all'ultimo sarò degnissimo nell'affrontare la malattia. Questo è il coraggio di vivere anche nel momento del dolore la fiducia, la fede nel Padre, no? Quindi non è che io devo offrire a Lui, non è, cioè questo pensare che io devo riparare quelle... E Gesù sulla croce ci ha espresso il massimo dell'amore. In una situazione di massima sofferenza, Lui ci ha manifestato il massimo dell'amore. Quindi noi siamo salvati dall'amore, non dalla sofferenza. Sia chiaro questo. È l'amore che salva sempre. Soltanto l'amore ci salva. Ecco. Se io ho capito questo, e questa è la buona notizia che ci ha dato Gesù, allora anche nelle situazioni più difficili e più faticose io non perderò mai la fiducia nel Padre, in questo Padre che anche nel dolore mi dà un'opportunità di crescere, di essere ancora più umano, di capire cose di me che se non fosse stato per questa situazione che nessuno la vorrebbe, però che comunque l'affronto e sono venuti fuori, quindi mi viene dato qualcosa in più ancora. Ecco per quale motivo, quando lo dico, noi non ci dobbiamo vergognare della nostra debolezza. La malattia è ancora vista come una vergogna, come un'umiliazione, come una punizione per tanta gente. No, la debolezza fa parte del nostro essere creature. Nessuno si vuole ammalare, tutti curiamo il fisico, ma se la malattia bussa alla porta, saprò affrontarla con coraggio. E saprò anche in questa debolezza esprimere farò fiorire delle cose nuove in me, mi renderà più umano. Vedete, quando noi accettiamo la nostra debolezza, noi diventiamo ancora più misericordiosi, più compassionevoli con gli altri. Non ci permetteremo mai di puntare il dito su nessuno, quando anch'io sulla mia carne ho dovuto subire situazioni faticose. Come mi posso permettere di giudicare quella persona, quando io sono passato per questa situazione? Quindi ci rende più umani sicuramente, perché ci rende più capaci di tirar dal più profondo di noi delle energie, delle potenzialità che non sapevamo di avere, e questo è sempre dono del Padre. Quindi questa è la volontà del Padre, che anche nella malattia noi sappiamo estrarre sempre espressioni nuove di vita, ma la sofferenza in se stesso non serve a niente.
Vede, le ho detto una cosa molto interessante, che questa capacità di illuminare dipende dalla fiducia che abbiamo. Allora, la tenebra gioca, la tattica è di toglierti la fiducia. La tattica della tenebra, mi ha detto che la tenebra è l'inconsistenza, perché non può soffocare la luce. Ma questo già ce lo dice l'esperienza quotidiana, che è così, no? Ma la tattica della tenebra è convincerti che per te illuminare è una cosa del tutto inutile, perché tu sei talmente piccolo, insignificante, di fronte a questa marea di cose che non vanno bene, che non cambia niente, e tu finisci per arrenderti. Gesù viene per dire no, nessuno si arrenda su questo. Dobbiamo sempre capire, questa è la conoscenza, questa è la gnosi pulita che ci ha regalato Giovanni. Dobbiamo conoscere, se tu conoscessi il dono di Dio, gli ha detto Gesù alla Samaritana, è che non lo conosciamo e ci fidiamo più del tenebre, cioè diamo più retta alle tenebre, che ci dicono lascia perdere, inutile, cosa vuoi cambiare te? Siete tutti degli ingenui, degli illusi, sempre è stato così, andrà sempre peggio. Benissimo, lei la pensa così perché fa parte di quell'ambito delle tenebre, io non la penso così. Cioè, noi quello che impariamo dal Vangelo, dai testi del Nuovo Testamento, è che qualunque espressione di vita, anche la più piccola che tu possa dare, non si perde mai. Ma voi sapete, questa è la nostra potenzialità. Anche le cose piccole che noi facciamo per amore degli altri, anche se gli altri non meritano questo amore, ma lo facciamo comunque. Essere gentili è una cosa così piccola. E non sempre, dice, ma chi me lo fa fare? Sono tutti gli ignoranti qua dentro. No, io sarò sempre gentile, perché ad essere gentile illumino. E questo nessuno me lo può, vedete, nessuno ci può impedire di fare questo. Sono io che rinnego o che mi rassegno. E questa è l'unica tattica della tenebra. Quindi la tenebra non si oppone alla luce, ma la tenebra si oppone a che lei o cerchi di farsi attrarre dalla luce. Questo sì. Allora lì c'è un discorso, una conoscenza diabolica che ti fa dire, pensare il contrario. Allora in questa situazione noi certo sappiamo che siamo deboli, però Gesù quando propone e quando i Vangeli si scrivono, non si scrivono per un singolo, ma per una comunità. Per cui siamo pochi, ma una comunità di Gesù, basta un pugno di lievito, dice Gesù, per far fermentare tutta la massa, no? Quindi questa espressione che nel piccolo si nasconde una potenzialità enorme, noi questo ancora non abbiamo capito. Non abbiamo perché? Perché ragioniamo con un criterio diverso. E poi questo fatto di diventare figli che illuminano, ma vedete anche il verbo diventare ci rende anche molto umili. Non siamo figli, nel senso siamo già figli, no, lo diventiamo, cioè giorno dopo giorno si nasce continuamente figli. Allora oggi magari non possiamo fare delle cose che magari domani saremo capaci di fare, perché? Perché la nostra umanità ancora non si è lasciata prendere da questa luce che è la vita divina. Ancora teniamo alcune zone d'ombra in noi che piano piano devono essere svanite anche queste. Ora da questa crescita viene fuori sempre una realtà umana più grande e più viva. E di questo bisogna allora parlare. Questa è la buona notizia per la quale Gesù si è fatto presente in mezzo a noi, e per questo lo detestavano a nostro Signore. Non era un bellicoso Gesù, un rivoluzionario, non andava in giro così facendo le aringhe alla gente. Ma Gesù apriva gli occhi alla gente perché entrasse la luce. Questo era il suo lavoro e questo all'istituzione non piaceva. La gente non deve aprire gli occhi, la gente non deve capire, la gente non si deve rendere conto di quale tesoro porta dentro di sé, perché altrimenti non la dominiamo più, non la controlliamo più. Allora questa è la buona notizia, possiamo essere immersi in un mare di guai, ma essere pienamente felici. Non completamente, lo saremo quando la nostra vita sarà in sintonia piena con quella del Padre, però già sentiamo la felicità come espressione di una vita che non può essere soffocata da niente e da nessuno. Per cui bisogna avere questa fiducia e questa piena consapevolezza.